E buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, non so cosa dire quando andrò in onda col video. E ero qua fermo con la mia casa viaggiante, mi sento un rumore di un motore qua vicino, adesso giro la camera. Ah, questo ragazzo qua, ma hai conosciuto il camper? E l'ho visto te, Ah, dallo io te l'ho fatto specchio. vedere prima. Aspetta, adesso giro. Ho visto sta moto qua vicino, uno col casco, ho detto avrò di nuovo fatto qualche cazzata, No, no, invece mi hai no. conosciuto. Neanche più in anonimo, pazienza al cambio, ma so sì. Eh Senti no, infatti. un po', io sto andando su al Balbo te per la fiera di domani. Il paese prima salendo, cos'ha lì? Che C'è, non so, è molto carino, c'è una caratteristico. curva lì C'hai praticamente. qualcosa da dirmi così io avanzo di documentarmi, di storico, non so, cosa c'ha di Ah, ci particolare? sono i murales sulle case che loro hanno Ah sì? fatto. Boh. Allora vado a farmi un giro così vedrete poi. Non so ancora, adesso mi studio il video perché tu sai, sarai anche una mia zecca, però fa niente, e qualcuno non mi vede. E vedo se lo rendo poi pubblico o meno. Decido strada facendo. Ciao, sono ripartito, adesso sono all'imbocco di Villar Perosa. Ho pensato che non farò neanche la circonvallazione per arrivare a Perosa, ma passo all'interno dell'abitato leggermente meno noioso. Questa è la Val Chisone. C'è anche la sede del mio amico Fausto, la Croce, Quad Motoslitte, moto e quant'altro. Ciao Fausto! C'era la SKF, leader mondiale del, diciamo, movimenti a sfera, cuscinetti, adesso è cambiata, non so più il nome, comunque, il regno degli Agnelli, c'è una piccola basilica di Superga in miniatura, non mi piace parlare di calcio, però c'è lo stadio del Juventus per il ritiro estivo. Qua quando ero militare, a parte qualche volta agli allenamenti arrivava il cavaliere Giovanni, l'avvocato, andavamo a ascoltarlo andare allo stadio e a casa. Uno fra i tanti ricordi di quegli anni lì, 82-83, a 18enne, questa zona qua, non so se quel capannone lì o più avanti, comunque qua siamo a Pinasca, c'era una nota discoteca che mi sfugge il nome e avevano, una volta non si creavano gli eventi come adesso, ma sarà questo capannone qua, non ricordo più, non posso dire, qualcuno mi correggerà quelli qua del luogo. E c'era una serata con Cicciolina. Quelli diversamente giovani come me se la ricorderanno bene, è stata una delle, diciamo, un po' delle prime porno star ed era anche molto carina, ben dotata di airbag e balconi fioriti e poi era molto brava con gli spettacoli. O era qua a Dubbione, non lo so più dove era sta discoteca. Comunque la strada era questa e avevo avuto l'onore di essere proprio attaccato al palco dove lei si esibiva con le varie attrezzature che si infilava e di tutto e di più, in borghese, ero in borghese, quei tempi là non so, potevo avere i pantaloni attillati rossi, la camicia bianca. Anche se ero carabiniere avevo, perché io ero un po' contro le regole, i capelli lunghi sulla fronte, li nascondevo sotto il cappello quando facevo divisa, poi tassativamente lavati con l'acqua ossigenata, quindi biondo platino, e era uno spasso essere fermato da me come carabiniere. Nonostante ciò ho ancora centinaia di amici in questa vallata e la
la mia valle era quella del Germanasca a Perrero, come ho già fatto vedere altre volte. Comunque queste sono un po' le avventure della mia vita, ma dell'anno di servizio militare. Cicciolina. Poi era venuto anche a Dronero, però a Dronero niente, non ero andato a vedere lo spettacolo intanto. Ma vi dico, vi posso garantire che aveva degli attrezzi a mo' di bottiglione da 2 litri di vino e si sedeva tranquillamente sopra. Questa è Perosa Argentina. Ieri, leggendo i vari social, giornali online, voglio stringermi un abbraccio alla famiglia del bambino morto, adesso mi sfugge il nome, in Valpellice, Villarpellice, 4 anni, come mia nipote Arianna, cioè mi viene il nodo in gola, e col papà, la mamma, con la famiglia, stavano imballando fieno, mi pare, e finito sotto il trattore, sotto le ruote del rimorchio da qualche parte, cioè deve essere una... No, non riesco a immaginare il dolore di questa famiglia in questo momento e per chissà quanto il tempo, dicono che cancella, ma ti stravolge la vita, ti cambia la vita in modo drastico. Una cosa terribile, terribile. Un abbraccio alla famiglia. A destra c'è la Val Germanasca, Pomaretto, c'è una bellissima fiera in autunno di Pomaretto. Facendo, mentre dico le mie cose che mi vengono in mente, rinnovo, ma rinnovo molto di cuore l'invito a chi ha fatto donazioni tramite PayPal, GoFundMe o anche bonifico, Satispay no perché c'ho il numero di telefono, ma gli altri tre sistemi non ho possibilità di contattarli, se non di magari rispondere a un messaggio, ma poi non so se venga letto o meno. Che mi farebbe piacere mi scrivessero su WhatsApp al 329 6730 110 e io li inserisco nel gruppo di WhatsApp dei sostenitori di Deggio la Mula. Ci tengo veramente, come è successo ieri con un ragazzo di Torino, mi ha detto hai fatto bene a dirlo perché ti ho fatto 2 donazioni e non abbiate timore. La frazione di Meano, mi viene in mente anche di salutare, ma mandare a fare il culo bidone di grasso galleggiante, non ricordo neanche più come l'avevo classificato, ma un bidone, 2, 3 o 4, però col periodo di caldo che c'è stato, di calorie a 40 gradi che c'è stato nell'ultimo tempo di Ferragosto, sono diventate delle cariolate di merda. Comunque che sappiano che dalla mia bocca mia mamma non ha mai saputo niente, né in merito all'incidente, né in merito alla malattia, né il mio stato di salute o altro, e loro gli fanno vedere i miei video e vadano a fare il culo, cariolate di merda. Sono entrato nel comune di Rure,
4x4 nel 90, no, secondo, bugia, il primo era il 2000, era il 2008, quello stretto, questo qua era il CR nel 1994. Attenzione, Roreto. Strelle, adesso sono a Mentul, quasi quasi mi fermo a salutare un attimo la mia amica Silvia qua del ristorante qua sulla strada. Se capitate da queste parti fermatevi, è d'obbligo, perché è una cucina veramente casalinga e consigliata. Qua, qua trattoria del sole, ma sì, mi fermo un attimo, dai. Trattoria del sole, speriamo che ci sia Silvia. Ragazzi, sono ripartito, ho salutato Silvia, era poi da parata già per la cena, e comunque fermatevi tranquillamente, garantito da 10 euro a pelle. Stasera è presto, non mi fermo a mangiare, ma era la mia tappa fissa. Ma siamo nel parco, non sulla strada, ma comunque dello Serra Roccevre. Belle vallette laterali, il ponte, già una frazione di finestrelle, come oggi sotto Mentul, di qua si sa la Pracatinat, Pecquerel. Abbiamo fatto la transumanza, non so se ve la ricordate, andate a cercare nei video vecchi, ormai ce ne sono oltre 1500, qualcuno sono i video delle balle, qualcun altro un po' più carino, e questi qua delle transumanze erano veramente belli. C'era il forte di Fenestrelle, si è alzato lo sguardo, mi ero prodigato per avere i permessi a risalire tutto il forte all'interno, e poi ho abbandonato l'impresa, perché appunto adesso attualmente mi dedico a altre avventure. Pioggia è un po' incazzatella, ma fa lo stesso, gli passa poi di nuovo, mi guarda storto. E qua città di Fenestrelle, che fioritura di gerani. Fenestrelle. Thank you.
23 agosto, Palbutte, fiera agricola. Adesso vediamo su per Osso, Pian dell'Alpe, Lago delle Rane. Ma cosa fare qua? Ma vengono sui camion, me vado anch'io. Oltre alle zecche ipocrite e pidocchi che ho di YouTube, lo dedico molto molto volentieri alle altrettante, non so come definirli, maniaci seriali dei social quali Facebook, perché Facebook è un social, diciamo, da anzianotti, come viene definito, quali me, io non sono diversamente giovane, e tutti gli iscritti lì a Facebook perché devono controllare i cazzi degli altri, poi non ce n'è mai uno che si fa avanti, che dice qualcosa o altro, ma e lì è proprio la cosa bella, la cosa che dà maggior soddisfazione, perché quando posto il video YouTube, lo condivido su Facebook, io dai grafici vedo che se c'è 10.000 visualizzazioni totali YouTube, 5.800 o 6.400 sono giunte da Facebook, da questi ipocriti, maniaci, chiamiamoli come vogliamo, sono delle merde di persone che si sono iscritte al social per controllare quello che posta uno, posta l'altro. Loro hanno una vita di merda, una vita piatta, una vita monotona, e non so se si godono, se si masturbano con quello che fanno gli altri o meno, saranno curiosi di suo, pezzi di merda, bastardi. Comunque, detto ciò, ragazzi, il video sarà già abbastanza lungo, pensavo. Qua il borgo è bellino, adesso cerco parcheggio per il camper, e ho deciso con questo video di nuovo di andare, il prossimo video, andare a premiare gli iscritti del mio canale Deggio la Mula, i miei sostenitori, gli iscritti WhatsApp, non facciamo confusioni, qualcuno non l'ha ancora capita, allora lo ripeto, io ho 2-3 modi di ricevere delle donazioni: da Satispay, PayPal, bonifico bancario, e GoFundMe, quello della raccolta fondi del camion, che poi è tutto un calderone unico, e qualcuno non l'ha ancora capito. Se qualcuno fa la donazione, che la fa col cuore, mi contatta su WhatsApp 329 67 30 67 30 110, e io vi inserisco nel gruppo WhatsApp dove andrò a far vedere il prossimo video. Ragazzi, bye bye, un po' bastardotto, però è giusto che chi crede in me, che capisce gli sforzi che devo fare, venga premiato. Ragazzi, giusto così, premiamo quelli che credono in me, che mi danno una mano, il mezzo consuma, mangiare fuori, non mangio né di like né di visualizzazioni, non visualizzazioni di YouTube, sì, perché comunque YouTube si monetizza, è ridicolo il millesimo visualizzazione più o meno, occhio croce, comunque è visibile a tutti, a chiunque la documentazione. Allora, al prossimo video, bye bye, ciao ciao. Simpaticoni di Facebook nascosti dietro l'angolo, controllate, e a far così date maggior visibilità a tutto. Non lo capite perché l'ignoranza dilaga qua dentro, capito? Date ancora maggior visibilità, pensate di essere anonimi, no? più fate click là sopra, andate a vedere e passate, copiate, e più aumentate la visibilità, ma l'ignoranza fa parte di questa gentaglia nascosta, ok? Ciao ciao!